Eccoci qua con il vincitore della sesta corsa, Giuseppe Zed con Balzano, corsa bellissima, combattuta fino al palo e l'hai portata a casa con coltello tra i denti. Sì, ah, è andata bene, sono contento anche per il proprietario Augusto Posta, che quest'anno purtroppo essendoci poco la provincia, allora la voleva correre, la voleva vedere correre. E quindi ho portato anche lei, almeno faceva una corsa in più, e si è comportata bene, la valla che era veloce si era già vista altre corse, e oggi ho fatto anche un bel passo nel terzo giro, sono contento, è andata bene. Stasera impegnato in quattro batterie, ti abbiamo già visto su Huron, cavallo ormai conosciutissimo, e poi con Ayo, su Nanni, giusto? Voglio dei sedi. Dei Sedini, ecco, infatti, come non detto, Ayo dei Sedini, e poi tra poco ti vediamo con Brian de Marchesana. Giudizio su queste due corse di Huron e Ayo? Ma sono andati due bene, dai. Puro si è ripetuto lui, è andato bene, vabbè, ha trovato un cavallo che quest'anno sta andando forte, quello di Adrian, è un bel cavallo, però sono contento, dai. Ayo dei Sedini ha fatto una bella partenza, è mancato un po' l'ultima curva, altrimenti avrebbe vinto anche quello, però il cavallo alla fine è la seconda prima corsa che fa in provincia, un po' inesperto, c'è ancora un po' da imparare, dai. Parlando di assi, ormai sempre confermatissimo a San Lazzaro, sei di casa, penso settimo palio, ottavo palio, insomma hai vinto anche due volte, 2008 e 2017. Sì, vabbè, ormai il rapporto è da anni, insomma, ero ragazzino quando ho instaurato un rapporto con loro, poi vabbè mi sono spostato anche da altre parti, ora sono ritornato, ho rivinto. Vediamo, riproviamo se ora se ci permettono di correre, si riprova a riportarne un altro, dai. Bene, grazie Giuseppe, in bocca al lupo per l'ultima corsa. Grazie.